provare macchine, no? Quindi pista, insomma, fare delle prove. Oggi abbiamo deciso di rilassarci e stiamo andando a Cinecittà World per il Touring Night 2024. Siamo arrivati al Touring Night, anche se è ancora giorno, ma aspettiamo questa notte. Abbiamo parcheggiato la nostra macchina a fianco a questa Fiesta, che sicuramente non passa inosservata. Ha un colore veramente squilibrato come il proprietario. Lui è Mike. Mike, raccontaci un po' la tua macchina. Ciao a tutti, sono Mike, Mister X Tattoo in arte. E questa, come ha ben detto il nostro carissimo intervistatore, è una Slimer vera e propria. Naturalmente di originale ci è rimasto poco e niente. In primis, naturalmente, come vedete, è stato cambiato il colore. La potete trovare in qualsiasi versione notturna, tanto la vedete sempre, cioè Google Map, non mi posso imboscare. Allora, che cosa vi posso raccontare su questa macchina? È stata modificata con modifica hard tuning. Naturalmente ci sono assetto, cerchi, gruppo frenante, scarico artigianale, bad look, fanali. La cosa più spettacolare, che fa sempre scena da anni, sono sempre le Lambo Doors, che fanno, come dico io, l'effetto wow. E poi naturalmente ci sono un pochettino di pistriving qua e là, visto che appunto sono del mestiere, sono un tatuatore, ma faccio anche custom art, faccio aerografie, pistriving, con cui ho personalizzato qualche cosina. Una volta, anzi, come raccontavo poc'anzi, era proprio tutta quanta aerografata. Infatti chi è del tuning, che segue il tuning come me da una quindicina d'anni, la conosce come Monster Car. Da Monster Car è diventata appunto una Slimer, tenendo il verde e mantenendo qualche tocchettino, ma poi, ripeto, straporgendola da capo. Andiamo a vedere un po' i particolari, va. Siamo in compagnia di Francesca. Francesca alle sue spalle con questa meravigliosa Golf. Da dove vieni, Francesca? Da Pisa. Quindi avete fatto un bel po' di chilometri. Esatto. La macchina è la tua, del tuo ragazzo. Del mio ragazzo. E ci parli tu. Allora, parliamo di una Golf 6, okay, con sospensione ad aria. Abbiamo dei cerchi da 19 Japan. Ok. Poi abbiamo anche un impianto, come ho detto, a sospensione ad aria, dei Brembo anteriori, dei sedili di Caro. Cosa molto clean, importante, molto clean, esatto. Andiamo a vedere un po' di dettagli allora. Nuovo, un'altra Golf, altro giro, altra corsa. Siamo in compagnia di Tom Peter, piacere. Bellissima. Raccontacela. Allora, questa è un Golf 6, sono partito da un Golf 6 base e ho fatto verniciatura completa, paraurti anteriore, fanali a Osram, assetto aria airlift, tutto gestione 3P con ammortizzatori Slam, sono, diciamo, la versione intermedia. E niente, poi cerchi 18, caskin e diversi lavoretti anche sugli interni, tipo molto clean, vedo, molto pulita. Sì, a me piace uno stile molto pulito anche sugli interni. Ho messo un volante, diciamo, artigianale, perché è un volante preso originale, tagliato, rifoderato, okay, e pannelli in alcantara. Comunque ancora tanti lavori da fare, perché sono sempre, l'ho iniziato un anno fa. Da dove vieni? Da Pisa. Fatto un bel viaggio anche te, sì, porca. Sì, sì. Sono eventi che meritano, anche per stare in compagnia, certo, con ragazzi nostri. Andiamo con i dettagli. Money made the world go round. I'm trying to get it all right now. Everybody worried about the crown, bitch. Look, call me on the man right now. Talking to a PI, kind of time we on. Don't go like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do best class. Stiamo finendo il giro. Macchine pazzesche. C'è una moda che dura da tantissimi anni, che c'è da tantissimi anni, ed è il rap style. E qui dietro di me, c'è questo appunto che è la perfezione del rap style. Adesso andiamo a vederla un attimino. Mike, un'altra volta?
Sempre qua. Perché sempre giri qua. Intorno a questa macchina? La conosci? A voglia, se la conosco. Ah, questa sì. È del grande Angelo Rat, che prende il nome oltretutto dalla sua macchina, naturalmente. È una macchina Rat Style, come vedi. Ci siamo dati diverse idee, ognuno contribuisce, certo, a dare l'idea cafona, rat, ignorante, per renderla sempre più ignorante. Infatti lo scopo di Angelo, appunto, quando ha creato il puntozzo e precisamente la rattona, è stata quella proprio di creare una macchina diversa dalle altre e che facesse ridere. Quella cosa simpatica è che, appunto, a parte che ogni volta, come avrai visto pure negli interni, sì, cioè ci stanno, sì, ciocchi, sì, di legno, sacchi di juta, di tutto, la cosa divertente che si è inventato è sta cosa di stendere un velo di vernice stile lavagna e i ragazzini, che poi pure le persone grandi ci si vanno a divertire. Vero, è vero. Ci sta pure una ragazzetta qua dietro che sta a scrivere, se poi andrà a sbirciare. Ah, bene, bene. Andiamo a spiare, Fregata! Non ti preoccupare, tu continua a scrivere, fai finta che non ci siamo. Noi ci allontaniamo, vero? Ok, ci allontaniamo, che non ci siamo. Abbiamo cancellato tutto, siamo ripartiti da capo. Abbiamo dei dubbi sul disegno, ovvero gliel' abbiamo messi noi i dubbi. Sì, infatti. Chissà, ma chissà che stava facendo. E infatti è quello. A questo punto, cioè, la domanda è: cosa avrà disegnato da dover essere cancellato? Andiamo a vedere un po' di dettagli. Comunque, aspettavo. Siamo in compagnia di Giuseppe. Giuseppe è il proprietario di questa meraviglia. Giuseppe, raccontaci un po'. Questa è una lunga esperienza fatta maggiormente tutta da me, circa 20 anni fa. Era tutto originale, l'anno del Covid ha preso il pazzo di trasformarla in questo mostro. C'è un motore 740, 60 cavalli, 4 freni a disco, tanta soddisfazione. Facciamo una cosa, non parliamo, non spieghiamo niente, ma fai i dettagli. Allora ragazzi, la giornata è quasi finita, siamo all'esterno perché ci siamo spostati al parcheggio, siamo in compagnia dell'organizzazione Luca Petteruti. Luca, dici qualcosa su questo evento. Questo evento quest'anno ha avuto degli stravolgimenti, perché comunque abbiamo levato le competizioni, volevamo ricreare un po' quello di cui ha avuto bisogno per partire da 18 anni ad oggi. La Tuning Night, che era quello del divertimento e di passare una giornata insieme di passione. Quindi abbiamo cercato di levare le competizioni trasformandole in giochi, la gente, gli ospiti, insomma, si sono divertiti tutti quanti. E poi in un parco divertimenti come Cinecittà World non si potevano inserire dei giochi anche all'interno della Tuning Night. Comunque abbiamo visto che insomma sono arrivate macchine da, diciamo, tutta Italia, possiamo dirlo? Dai, possiamo dire quasi tutta Italia, meglio tenersi sempre un pochettino un po' più stretti, no? Magari possiamo dire di più anche l'anno prossimo. Io la prima volta che vengo al Tuning Night, sempre per un fatto di tempo, tempistica e tutto il resto, ma sicuramente ci sarò anche l'anno prossimo, perché mi sono divertito veramente tanto, l'accoglienza è stata spettacolare, anche tutta la preparazione esterna, sono stati veramente grandi, tutti veramente grandi. Luca, grazie. Grazie a voi ragazzi, siete fantastici, veramente. Ciao. Grazie. Ciao. Daniel, ma che Tuning Night è senza la notte? Siamo tornando a casa, è stata una bellissima
bellissima giornata, una bella nottata e devo dire ne passa veramente la pena. Ciao ragazzi, alla prossima.